C'è l'autoambulanza che non riesce a passare, neanche un vigile ovviamente. È già un minuto che è bloccata l'autoambulanza e non vi racconto per quanto tempo. Cioè i vigili siamo noi qua a Via Starita. Traffico in tilt, smog e negozianti costretti a chiudersi nei loro negozi, mezzi di soccorso e mamme con i passeggini bloccati lungo la stretta lingua d'asfalto. È la situazione che ormai da qualche giorno si registra in via Starita, la stradina del centro storico di Pagani che si interseca con via Marconi e corso Ettore Padovano. Da quando via Torre è chiusa per lavori, la situazione è drasticamente peggiorata ed ora i commercianti fanno sentire la loro voce. Purtroppo questa è una situazione che ci accompagna da una vita. Io sono qui con l'attività da 5 anni e sono 5 anni che chiedo gentilmente che venga aggiustata un po' la situazione qui in questa strada. Dalle 6 in poi del pomeriggio soprattutto l'aria qui è irrespirabile. Io non so, sicuramente non è un problema solo dei commercianti, sarà anche residenziale. Non si può attraversare con un passeggino, non si può passeggiare. Se qualcuno deve scendere la strada ha difficoltà, si è carrozzella, sia in qualsiasi cosa. In questi giorni la situazione si è un po' aggravata perché c'è una strada chiusa per lavori. Sì, ecco, perché c'è questa strada chiusa per i lavori, iniziamo dalle 8 e un quarto del mattino, giusto? Okay. 8 e un quarto, 8 e 10, ma con questo traffico, e questo dura fino alle 9 e mezza, 10 di sera. Noi alle 8 e mezza, 9 e un quarto dobbiamo chiudere per forza perché non si può stare più. Siete chiusi nelle vostre attività per non respirare quest'aria malsana. Per forza, perché io invito chiunque a stare in un negozio con una porta aperta con quest'aria malmessa che stiamo respirando, perché io ripeto ho un'altra entrata da dietro, quindi posso fare aria il negozio, ma chi non ce l'ha, non ha la possibilità di fare aria, deve chiudere la porta e restare chiuso dentro, e comunque non penso che siano comodi. Noi in primis parliamo per una questione di salute, perché qua parla che no, fumare un pacchetto di sigarette fa male, ma respirare uno smog un'ora, facciamo anche 10 minuti, stare in via Starita è come se fumassimo 10 pacchetti di sigarette. Quali sono le richieste che arrivano da qui? Ma la richiesta che arriva da qua è fatta già da un secolo fa. Purtroppo non si prende provvedimenti. Lei vede benissimo il divieto di sosta che non esiste qua. Qua è la sosta selvaggia, sempre così è stato e sempre così sarà, perché nessuna amministrazione comunale fino adesso ha messo un ditino per salvare via Starita. Poi adesso io non capisco come hanno fatto a dare un'autorizzazione a chiudere una strada in quel modo là sopra. Lei mi deve dire chi è che ci ha dato l'autorizzazione. Ma da quanti giorni va avanti così? Va da 10 giorni davanti così. Ora si ipotizza di nuovo questa entrata in vigore di una ZTL più stringente. Voi sareste d'accordo? Una ZTL più stringente mi devi dire dove? Lungo via Marconi. Via Marconi, e la strada sarà ancora più praticata via Starita. Ecco, quindi questo è il traffico da noi. Quindi, o ci vengono incontro. Noi ti dico una cosa: 3-4 anni fa facevamo una richiesta al sindaco per fare un po' di animazione il periodo di Natale. Andammo dal sindaco tutti insieme e ci venne approvato, tra virgolette, questo calendario. Insieme alla bacchetta magica facemmo animazione. Abbiamo fatto il secondo giorno che dovevamo avere la strada chiusa, ci venne aperta la strada mentre i bambini erano qui in strada a giocare, ci trovammo le macchine addosso. Quindi improvvisamente. Cosa dovrebbero fare se davvero questa ZTL dovesse decollare? Coinvolgere anche via Starita? Per forza, perché comunque via Starita ci sono tantissimi negozi. Non parliamo di 1, 2, 3 attività, cioè qua parliamo che è una strada comunque almeno da qua fino alla traversa Campitelli è piena di negozi. Anzi, forse qualcuno sta pensando di andare via perché sì, qui giustamente stanno facendo morire come via Lamia. Perché, sì. Né più né meno, stanno facendo morire via Starita come via Lamia. Perché la gente non vuole più aprire un negozio a via Starita, perché è impossibile. Lei mi deve dire come si può fare, facendo una ZTL da quella parte, coinvolgere ancora, confluire tutte le... Lei vede benissimo, da Piazza Martiri d'Ungheria qua, è una sola via di macchine, da Santa Lucia a venire qua è sempre tutto bloccato. Lei mi deve dire come si fa a vivere qua sopra.